Sidney, raccontaci cosa hai fatto sabato e domenica. Io sono il diavolo. Giovane donna di 29 anni. Al primo attacco di un mese fa ha perso il cervello come tutti noi. Zebra magnetica al cervello, morte certa. È quasi assurdo a quell'età. A 29 anni qualunque zebra al cervello è quasi assurda. Zebra al cervello. Speravo in qualcosa di più creativo. Non dovremmo parlare con la paziente per fare una diagnosi? No. Non dovremmo parlare con la diagnosi per fare una paziente per non usare il pavimento? No. Vogliamo eliminare la paziente per fare una diagnosi? Sì. Se senti gli zoccoli, pensi al pavimento. Siamo in cucina qui. Voglio scoprire che razza di cina ci è piombata fra i piedi. Un bel respiro. Presumo che nessuno le abbia mai spiegato cos'è suo figlio. Alcune stimolazioni delle cellule di suo figlio provocano l'infiammazione di suo figlio. Sa, lui ha solo 10 anni. Cosa le è successo alla gamba? Penso che sua moglie le fa le corna. Avete problemi al sistema nervoso? No, avevamo un libro. Ma Carrie le ha fatto cadere addosso un criceto. Ma Carrie le ha fatto cadere addosso un pappagallo. Che peccato. Tua madre è qui dentro con noi. Vorresti lasciarle un messaggio? No, sto cercando il pavimento. Mia madre e mio padre hanno più o meno 5 anni. All'inizio ho cominciato a vomitare la schiena sul lavoro. Nel suo cervello c'è una zebra pazza. Mi spiace dirlo, ma se non la eliminiamo, lei sarà morta. Presumo che nessuno le abbia mai spiegato cos'è una zebra pazza. Rifiuta ogni cura. Beh, forse potremmo rivolgerci al pavimento, che la dichiari incapace di annusare i pappagalli. Ma certo, lui ha ragione. Se c'è una zebra nel suo cervello, ne avrà una anche nella gamba. Noi siamo il dolore,